Arricchito anche da una nomination agli Oscar 2012, Ballhead è il film di esordio del regista belga Michael Roskam. Nel plot, un allevatore di bestiame, convinto da un veterinario senza scrupoli ad entrare in affari con un losco commerciante di bestiame. Il protagonista ha dovuto ingrassare di 27 kg per interpretare il ruolo. Verdwijnt helemaal in een half uur een dag het hebt zijn gespoord. Het beest is 10% vetter. Ching ching. La maggior parte delle cose ruotano attorno al modo in cui il protagonista si pone come uomo in un ambiente criminale. Quando devi essere tale, non puoi mostrare alcuna debolezza. Ho speso tantissimo tempo per creare questo personaggio, tanto che è diventato parte della mia vita. Ho 34 anni, ne ho passati 7 a sviluppare il personaggio. È una cosa che è entrata dentro di me in modo molto forte. Il personaggio principale del film, Jackie, appare un uomo portato a fare del bene, ma che finisce per fare del male anche a se stesso. La tipologia del personaggio è un uomo fine, piuttosto atletico, ma con uno scheletro debole, affinché dia l'idea di un uomo che porta un grosso fardello sulle spalle, un po' come il personaggio della Belle e la Bestia di Jean Cocteau. In senso ampio, prima di diventare un outsider, un criminale, attraversa lo stadio analogo a quello dei personaggi come la Bella e la Bestia o Frankenstein o Batman, che sviluppano lo stesso concetto. Jackie diventa questo animale violento che non si riesce a fermare, ma ciò perché diventa quello di cui lui ha paura. Per il regista lo scopo dell'arte è dare alla gente l'occasione di affrontare i propri fantasmi. Il film, accolto con favore dalla critica, è stato presentato all'edizione 2011 della Berlinale ed ha vinto il premio della giuria e quello della critica. Lo clopt niet, aan alle mogelijke slagbazen.